nel suo futuro doveva esserci una carriera da tennista professionista, ma alla fine ha scelto il violino. Parliamo del nuovo fenomeno dell'archetto, Daniel Luzakovic, che a soli 17 anni debutta per la prestigiosa etichetta gialla Deutsche Grammophon. Vincitore di oltre 15 concorsi internazionali, tra cui la prestigiosa Vladimir Spivakov International Violin Competition, Luzakovic ha scelto Bach per il suo debutto, perché la sua musica, dice, ti porta più vicino a Dio. Una scelta non scontata per un fenomeno che ha iniziato a studiare violino all'età di 7 anni e che dopo la prima lezione fece sobbalzare sulla sedia il suo insegnante, che comunicò immediatamente ai genitori che Daniel sarebbe diventato qualcuno. Un approccio intelligente il suo alla musica di Bach, con alcuni modelli ben chiari: Glenn Gould e Pablo Casals, ma anche il cembalista Trevor Pinnock, fonte di ispirazione per il giovane svedese, che, al netto di ogni interpretazione filologica, preferisce eseguire la musica nella maniera più convincente possibile. Ecco dunque il suo primo album, con i due concerti per violino di Johann Sebastian Bach, BWV 1041 e 1042. Ad accompagnarlo, la Kammerorchester des Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Completa l'album la partita numero 2 per solo violino, con la celeberrima ciaccona finale. E mentre ci godiamo il suo talento, Daniel Luzakovic prosegue la sua vita da normale adolescente in giro per il mondo. In questo 2018 i debutti a New York Lincoln Center e a Parigi Théâtre des Champs-Élysées. Ma va anche a scuola e gioca, appena può, al suo amato tennis.